e accolto il ricorso con il provvedimento di espulsione adottato con riferimento al mancato possesso di un permesso di soggiorno. Detto decreto è stato eseguito quando lo straniero ha terminato un periodo di detenzione. Il ricorrente, al termine della carcerazione per il reato di omicidio, era ancora in stato di esecuzione penale, poiché doveva scontare la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 3 anni. Quindi, rispetto allo straniero, sarebbe dovuta essere l'autorità giudiziaria a dover adottare un'espulsione penale. Non poteva invece la prefettura sostituirsi al giudice perché i provvedimenti penali di quest'ultimo prevalgono su quelli amministrativi della prefettura.